abbiamo detto, appunto, nell'area pubblica del sito c'è sulla pagina di accesso una piccola descrizione di quelle che sono le funzionalità del sito, dopodiché c'è la possibilità di accesso alle due funzionalità, sia di login di utenti già registrati, sia di registrazione di nuovi utenti. Possiamo provare subito la funzionalità di registrazione che prima abbiamo descritto guardando guardando la site view. Allora, per ogni utente sarà necessario specificare un username, una password da confermare, cognome e nome. L'email è importante perché su questo indirizzo verranno inviate le richieste di conferma, quindi è necessario specificare un indirizzo valido. Chiaramente la data di nascita è selezionabile anche tramite apposito calendario, il numero di telefono non è obbligatorio, mentre la tipologia di utente è obbligatoria e io posso registrare chiaramente come richieste di registrazione solo utenti di tipologia commerciale o utenti di tipologia privata. In questo caso registriamo un'utenza di tipologia privata. Come vedete viene indicato che è stata inviata una mail di conferma all'indirizzo. Allora, andiamo a vedere all'indirizzo specificato. Difatti, conferma registrazione Persona Shopper Web. Come vedete esiste appunto un testo che in qualche misura viene personalizzato per ogni utente specificando nel nome. E dopodiché viene spiegato di utilizzare il link per confermare la registrazione. Utilizzando il link, la risposta che ottengo è utente correttamente registrato. Quindi io da questa pagina ho la possibilità di fare il login emettendo utente e password che ho prima specificato, riesco a entrare in automatico nella site view personalizzata per gli utenti privati. Per quello che riguarda la login, esiste poi un'utenza, che è l'utenza amministrativa, che ha sempre la possibilità di accesso e vede l'elenco degli utenti, fra questi quello che abbiamo creato con la procedura di poco fa.